Anticipazione Uomini e Donne, registrazione Tronover, 29 dicembre 2017. Per Gemma arriva un gigolò. Maria saluta gli opinionisti e afferma che Tina è giunta in studio con un regalo per Gemma. Si parte da un video che riepiloga gli ultimissimi accadimenti, e ovvero dalla sorpresa che la torinese ha fatto trovare a Giorgio in camerino. Scopriamo che la Cipollari, travestita da mummia, ha allestito un camerino per il gabbiano. E a recitare la parte di quest'ultimo ritroviamo Gianni Sperti, con tanto di parrucca grigia. Maria poi, dopo questo divertente siparietto, annuncia che Gemma ha trascorso le vacanze in Egitto. Ritornata in Italia, ha ripetuto il regalo fatto la volta scorsa al Belmanetti e questa volta gli ha fatto trovare in camerino oggetti tipici egiziani, alcuni vestiti e un pacco regalo corredato da un biglietto. La Galgani quindi entra in studio e omaggia la sua nemica con un pensiero da parte di una sua antenata. Successivamente la De Filippi lancia un video con la reazione del toscano. In esso lo si vede sorridere, poi contento leggere il biglietto di Gemma dove la dama fa sapere di volergli restituire un pigiama. Maria chiama Giorgio che entra in studio e si accomoda di fronte alla Galgani. Quest'ultima prende la parola e dice di essere stata nel suo paese, quello delle mummie. Poi si congratula con gli opinionisti per come hanno imitato lei e il bel fiorentino. Visibilmente imbarazzato, Manetti la ringrazia per la bella sorpresa. Tina esasperata chiede alla Galgani dove voglia arrivare. Lei dice di non avere aspettative al momento. Il cavaliere poi, dopo un breve intermezzo di Tina e di Tini, invita la sua ex a ballare e la sprona a scegliere la canzone di sottofondo. Gemma propende per Se telefonando. Tina regala a Gemma un gigolò. Maria, dopo una breve pausa, fa sistemare tre sedute. Gemma prende posto e Tina le porge il suo regalo. Si tratta di Aaron, un gigolò. L'uomo fa il suo ingresso trionfante in studio. Spiega di essere stato contattato dalla storica opinionista al fine di intrattenere la dama. La Galgani risponde perplessa che preferirebbe recarsi soltanto a cena con lui e non andare oltre. Aaron decide di fermarsi per tutta la durata della registrazione. Di sé dice di avere 30 anni, di aver lavorato come pasticcere e che attualmente sta scrivendo una rubrica sull'amore e sull'eros. Le donne con cui è solito uscire di norma hanno sui 40 anni, massimo 44. Tina, dopo questa affermazione, inizia a ridere. Gemma accetta di ballare con lui e mentre la curiosità tra le dame del trono over sale alle stelle, la Galgani a fine ballo ammette di essersi trovata molto bene con il nuovo arrivato. Nasce una nuova coppia, Ida tra Sossio e Riccardo, e alla fine la dama prende una decisione. Si passa a Nicola e Yara. Quest'ultima parla di un video che una volta trasmesso porterà il cavaliere a prendere una decisione. Yara esce dallo studio e Maria fa partire un filmato che riassume tutto il loro percorso. Al termine di esso appare una frase: «Sono pronta a vivere la mia favola con te». Nicola tira felicissimo un sospiro di sollievo. Yara rientra e lo abbraccia. I due si baciano contentissimi sotto l'applauso caloroso del pubblico. Yara poi prende la parola e ringrazia suo figlio. È lui che l'ha spinta a giungere Uomini e Donne. La dama poi spende bellissime parole anche per la redazione. Nicola ringrazia la conduttrice tra la commozione generale. A Gemma scendono delle lacrime e Marina, con un intervento, spiega che la torinese non sta facendo altro che illudersi su un possibile ritorno di fiamma tra lei e Giorgio. È la volta di Sossio, che si accomoda al centro. Un filmato ricostruisce la sua ultima esterna con Ida. Come ben sappiamo, la dama è interessata di più a Riccardo.
Maria spiega che Sossio non si è recato a Brescia per il suo compleanno, ma è passato in hotel di recente per andarla a trovare e portarle un pensierino. Il calciatore ammette di sentirsi un intruso, in quanto Ida per lui è maggiormente interessata all'altro. Inoltre non capisce perché non lo abbia ancora congedato. Ida a questo punto dice chiaramente di nutrire un atroce sospetto. Sossio per lei ha già qualcuno fuori. Spesso infatti non risponde alle sue chiamate subito e ciò non fa che instillarle dubbi e perplessità. Graziano sollecita la dama a prendere una decisione chiara e netta. Per la Cipollari Ida è maggiormente interessata a Sossio e si aspetta un forte corteggiamento da parte sua. La donna così ammette di essere molto confusa, soprattutto quando di recente ha sentito voci poco lusinghiere sul conto di Riccardo. Alla fine decide di approfondire la conoscenza con entrambi. Sossio vorrebbe un bacio, ma ciò provocherebbe fastidio nell'altro, in quanto ha provato forti sensazioni con lei e si farebbe addirittura da parte se decidesse di proseguire con Aruta. La De Filippi così le chiede come intenda procedere e Ida ammette di non riuscire a rinunciare a Riccardo. E alla fine di un lungo discorso mette da parte il bel calciatore, che accetta la sconfitta, affermando però di sentirsi un po' preso in giro. Anna non ha risposto ad alcuni messaggi di Giorgio, che intanto decide di approfondire ulteriormente la conoscenza con Maria Gabriella. Gianni fa notare che Anna Tedesco è seduta nel parterre femminile. La dama spiega di essere rientrata in trasmissione dopo aver chiuso ogni tipologia di contatti con Giorgio. Quest'ultimo, risentito, ammette che la dama non ha risposto ad alcuni suoi messaggi. Gemma si insinua nella disputa verbale, affermando con convinzione che la Tedesco è sempre stata gelosa di lei. Anna a questo punto allude ad una scenata avvenuta tra Gemma e il bel Manetti dietro le quinte. Gianni alla fine lascia intendere che Anna e Giorgio non siano soltanto amici. Sarà vero? Maria, dopo l'intervento dell'opinionista, manda in onda all'esterna di Giorgio e di Maria Gabriella. Dopo una cena, i due si scambiano una serie di baci a stampo e uno molto più appassionato. Tina in studio fa capire che presto si diranno addio. La signora invece afferma di essere molto positiva. Sta conoscendo un uomo diverso da come appare in TV. Salvatore spezza il suo entusiasmo chiedendole il motivo per cui continua imperterrita a corteggiare Giorgio, pur conoscendo il destino cui potrebbe andare incontro. La dama però non si lascia affliggere dalle critiche. Manetti intanto dice di voler continuare la conoscenza, perché è molto attratto da lei. Gemma, punzecchiata, afferma di non essere preoccupata per ciò che potrebbe nascere tra loro. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.